stesso. Si è parlato tanto, ma perché c'è stata la crisi? Ma è evidente perché c'è stata la crisi, perché un modello del governo giallo-verde aveva fallito, aveva portato la crescita a zero, credibilità internazionale sottoterra, crescita della disoccupazione, crollo dei fatturati. Sono tutti criteri però che, diciamo, differenti dal consenso, perché invece il consenso per quel governo era sì, alto. Sì, è vero. E consenso... anche per quello che era emerso come essere il leader di quel governo, che non era Di Maio, non era Conte, era Salvini. Consenso per una perenne campagna elettorale che gli italiani stavano pagando in forma drammatica con l'aumento dell'IVA, probabilmente con l'aumento delle tasse, con il crollo dei fatturati delle aziende e forse, mi permetto di dire, anche per questo ad agosto chi ha capito che stava arrivando il conto se n'è andato a casa ed è scappato.